Melania Gabbiadini, bomber della nazionale, il gol decisivo è il tuo. Quale emozione uscendo da una partita che sembrava facile, facile, proprio non si fa in tempo a entrare che già sei in gol. Che cosa si pensa in quel momento? Ma purtroppo sì, abbiamo subito la loro aggressività subito dopo il gol, ecco, forse è stato un bene insomma che abbiamo segnato subito, però poi ci siamo rilassate e abbiamo subito le loro ripartenze. Loro sono una buona squadra e ci hanno messo tanto in difficoltà. Tecnica e fisicità le loro armi, e la nostra organizzazione sembrava potenzialmente superiore, anche se in alcune fasi i reparti si sono un po' allargati, insomma la fluidità del gioco è un po' venuta meno. È pur vero che è quel che cercavano le vostre avversarie, proprio con il loro stile di gioco aggressivo? Sì, loro sono una squadra fisica, oggi sì. Sono state tanto aggressive, infatti se le sono chiuse bene poi ripartivano alla grande, ecco, noi siamo date tanto in difficoltà, poi non abbiamo fatto il nostro calcio. Ecco. Una bella difesa comunque quella italiana, che ha retto bene anche a situazioni difficili, e all'attacco abbiamo visto alcune giocate splendide, insomma, consentitemi, da degne di campioni del cosiddetto gran calcio maschile. Insomma, il calcio femminile sta migliorando. Sì, sì, stiamo migliorando, ma siamo cresciute tanto negli ultimi anni, ecco, le giocate che avete visto, ecco, speriamo di averne di più, perché questo consentirà alla squadra di crescere ancora. E parliamo del gol decisivo, una mazzata dal punto di vista psicologico, quel pareggio è stato fondamentale, fare quel gol alla fine del primo tempo. Hai fatto una giocata d'autore, insomma, davvero, che cosa hai pensato, cosa hai realizzato in quell'attimo? No, sono contenta di questo gol, perché appunto è arrivato nel momento in cui stavano subendo loro, quindi è stato buono chiudere il primo tempo in vantaggio, e poi il secondo tempo non siamo più riuscite a fare un altro gol pur avendo le occasioni. Nel secondo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni, non siamo riuscite a concretizzare. Portiamo comunque a casa un gol di vantaggio che è comunque importante. Beh, quello sicuramente sì, andiamo là con questo 2-1, però là sarà ancora più tosta, perché loro giocano in casa, saranno ancora più aggressive, noi dobbiamo essere tanto brave. E per chiudere, che cos'ha la famiglia Gabbiadini? Un DNA del calcio, tuo fratello, ricordiamo, giocatore della Sampdoria, sta facendo delle cose meravigliose, e questa splendida Gabbiadini, questa bomber della nazionale femminile, davvero con belle prospettive. Com'è nato questo seme così significativo, importante, stimolante nella vostra famiglia? Ma come hai detto tu, è probabilmente nel DNA, perché insomma tutta la famiglia è nata col pallone in mano. Quindi... Chi ha cominciato, scusa? Padre, zii, cugini, tutti quanti, quindi è stato semplice. E conclusione con due domande velocissime. Già una bella carriera la tua. Dovessi mettere in copertina una fotografia di questa tua storia sportiva, quale metteresti? È difficile, ce ne sono tante, ci sono tanti. Prova a metterne una, dai. Ma guarda, non è... Io spero di mettere quella che ci porterà al mondiale. E l'ultimissima che non può mancare: allenatore Antonio Gabbrini, un campione del mondo. Che cosa si prova ad avere un CT di questo tipo in panchina? Ma è al di là insomma di quanto si dice di lui, ecco, lui sin da quando è arrivato ci sta trasmettendo la sua esperienza, la sua professionalità, è un mister positivo e noi stiamo apprendendo tanto. Grazie di cuore, grazie, grazie cara.